consegna di un immobile importante che darà vita all'ospedale di comunità di questo distretto. Sì, la scelta di realizzare l'ospedale di comunità, ne abbiamo realizzato uno per ciascun distretto dei quattro distretti della Roma 4, l'ospedale di comunità del distretto 1 verrà realizzato in questo immobile che ci è stato messo a disposizione dal comune di Santa Marinella. E grazie ad una collaborazione molto forte tra l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria sarà un ospedale di comunità di 15 posti letto, è previsto un finanziamento di quasi 1 milione di euro, un ampliamento dell'edificio esistente che è stato già oggetto di recenti lavori di ristrutturazione sostenuti dall'amministrazione comunale. Naturalmente il finanziamento servirà sia per la nuova edificazione sia per la ridistribuzione degli spazi interni, perché abbiamo previsto nell'edificio già esistente la realizzazione degli spazi comuni e della sezione radiologica e nella parte di nuova edificazione la realizzazione appunto di 15 posti letto. È un esempio di collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria, e qui in questo luogo dovrà esserci l'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari in favore della popolazione. Un nuovo servizio, una nuova struttura, finalmente possiamo dire che avremo finalmente un ospedale, perché vedete, Santa Marinella è considerata una città piccola, media, di circa 19.000 abitanti, ma questo è vero per buona parte dell'anno, ma durante l'estate Santa Marinella ha volumi edificati per quasi 100.000 abitanti, che significa che se si riempiono tutti i volumi abbiamo quasi 100.000 abitanti. È evidente che una città di 100.000 abitanti, anche se per una parte dell'anno, non può non avere quei servizi sanitari di qualità e soprattutto anche d'emergenza di cui c'è fortemente bisogno. Quindi grazie a questa collaborazione con la ASL, con la Regione, che ringraziamo ovviamente sempre, e con il Comune di Santa Marinella, perché abbiamo pensato di mettere a disposizione queste due strutture, questa che abbiamo già finanziato con i contributi del Ministero e l'altra, quella della Libertà, che finanzieremo anche quella con i contributi già arrivati da parte del Ministero. Quindi possiamo dire che diamo all'ASL, all'azienda sanitaria, non dei palazzi vecchi come hanno fatto tutti, ma noi diamo all'ASL dei palazzi nuovi che sono efficienti e quindi pronti a funzionare. Possiamo dire che stiamo lavorando per una fortissima integrazione tra il sanitario e il sociale, stiamo tentando anche di risollevare le sorti di una città che era in ginocchio, e possiamo dire che abbiamo messo in piedi una serie di iniziative, di interventi e di finanziamenti per ridare a Santa Marinella quella dignità che aveva già nel passato. Eravamo la perla del Tirreno e la perla del Tirreno sicuramente ridiventeremo, perché con tutto ciò che stiamo facendo in questa città sicuramente perla del Tirreno lo ridiventeremo.